Questo sono io che sono in cerca di affari alle aste di auto. E questo sono io che mi aggiudico questo catorcio. Vediamo di guadagnarci qualcosa, va? Ragazzi, sapete che vi chiedo sempre di lasciare un bellissimo like sotto al video. E questa volta non è un'eccezione. Lasciate un like sotto questo video. Ok, signore e signori, devo fare ufficialmente benzina. Sapete che ho solo macchine elettriche, ma in questo caso devo fare una benzina incredibile. Questa Hyundai Inno, cioè è fantastica, vi giuro, è fantastica. Però comunque ha bisogno sempre di essere, insomma, rifillata, rifocillata. E con questi prezzi non è che la situazione sia tanto migliore. Quindi prendiamo la cosa di benzina, qua la pompetta, qui. Anche se, mi sa che devo andare prima a pagare dentro. Oh, mio Dio, mi sta chiamando Aieie? Che caspita, pronto? Pronto! Ah, Aieie, ciao, sei tu? Bello mio. Ciao, ciao, come stai? Bene, bene, un po' a calduccio. Ah. Senti, ho un'asta per le mani, pensavo che ti potesse interessare. Sì, perché no? Per dove sei? A Paleto. Ma anch'io sono a Paleto, che ci fai a Paleto? Sì. Ah, beh, giusto, l'asta. Io che ci faccio a Paleto? Beh, sono... che lunga storia, poi la vedi quando la... È una roba bellissima... Blu azzurrino, fantastico. Ti piacerà tantissimo quando la vedrai. Però vabbè, dai, mandami la posizione. Non ho tempo, devo lavorare, muoviti. Sì, arrivo, arrivo, devo far benzina, arrivo. Ciao. Ok, quindi Aieie si trova qua, mi ha messo qui l'indicazione di dove si trova l'asta. È anche molto vicino, sinceramente, a dove mi trovo io. Quindi assolutamente perfetto. Sentite che motore, ragazzi, che macchina. Mi piace tantissimo. Sentitela, oh mio Dio. Ma, oh, non so perché la portiera non si chiude, ma per il resto è incredibile. Ok, comunque siamo arrivati tra pochissimi metri, quindi qua sulla destra vediamo di mettere la freccia e andarci. E anche vedere dove si trova esattamente Aieie con l'asta di oggi. Anche perché... ecco, credo che sia proprio lì. C'è qualcosa che va a fuoco. Ehi, Aieie! Aieie, va tutto a fuoco! Va tutto a fuoco lì, sta andando tutto a fuoco! Ah, sì, è normale, non ti preoccupare. I vigili del fuoco hanno detto che la situazione è sotto controllo. Ma ti sembra sotto controllo, è tutto legno. No. Ormai quello di sotto si è bruciato tutto. Ah. Le fiamme andranno solo verso l'alto, non ti preoccupare. Ma sei sicuro? Ah, sì, nel dubbio io ho questa, guarda. Ah, una bombola, come si dice? Sì, l'ho usata per metà. Un estintore, uno. Metà. Oddio, ma che schifezza è? Ma che macchine schifose sono? Allora, queste sono le macchine del proprietario di questa fattoria. Vedo, come vedi, sono distrutte. È andata a fuoco. L'ho notato. È tutto notato. Preso fuoco. Sì, notato. E giustamente questo ci deve guadagnare. Quindi secondo me tu hai visto una disgrazia. Hai detto, facciamoci un'asta sopra le macchine che si sono distrutte da sole con l'incendio. È un più o meno. Come più o meno? Aspetta. Vabbè, senti, l'ho contattato io al proprietario. Ok, va bene, io comunque ci sono. Sì, possiamo aggiudicarcele a qualcosa. Fammele vedere, posso vederle? Bene. Possiamo iniziare, signori? E iniziamo tutti quanti. Sì, tutti quanti, sì. Allora, oh, ma che te guardi? Cosa? Faccio andare il cliente. Vabbè, senti, c'è un po' di competizione, no? È un'asta. Allora, cos'è questa? Oh mio Dio, non riesco neanche a riconoscerla. Non lo sai neanche tu cos'è, cosa vendi? Ah, è una Camaro, guarda. È una Camaro davvero. Ok, è una Camaro. Che fai? Ti piace? Ah no, infatti, dicevo. Questa sembrerebbe essere una Nissan 186X. Questa è una Nissan Silvano. Ah, una Nissan Silvia, Silvano. Silvia, non Silvano, Silvia. Va bene, io non è che punterò tantissimo perché mi sembra un po' una presa in giro sta. Però vediamo un po' cosa dice. Bene, lei. Signori, l'asta può iniziare. Siete interessati? C'è qualcuno interessato? Signore, lei che si è bloccato qua? Sì, io sono interessato. Lei è interessata. Allora, qui vendiamo tutti e tre i veicoli in un colpo solo. Anche perché poi c'ho da fare. Ah, ok. Allora, l'asta inizia da $1. Sì. $1, la signora punta $1, ho alzato la mano. Eccola là, la signora che alza la mano. $2. $2 per il signor Roberto. Sì. $2 per il signor Roberto. $3 per il ragazzo con la maglia Perseus. Mannaggia Perseus. A te, sapevo di dove starci attento. A te, $4. $4 per Roberto. $4 per Roberto e 1. La signora, $20? Se la... Vendi, signora. Uccido la signora, posso... $20 e 1. $21 e 1, sì. $21 e 2. La signora, $34. Signora, mi scusi, venga un attimo qui. $34. Allora, dicevamo, $34 Roberto.
34 dollari e 1. Apro il... vabbè, ve lascio stare. Last man standing vince. Beh, 34 dollari per Roberto. 34 dollari per Roberto. Ha vinto, signore. Basta. Ha vinto ormai. Ha vinto. Ho vinto. Basta. Ho vinto. Non volete mica fare le stesse fine della vabbè, signora. Ma ti stai facendo prendere botte forte, però, eh. Ok, bene. Roberto, quindi, come lo posso portare via? Prendo il mio camion e le porto via con il mio camion. Sì, prenditela okay. Tu. Oh. Sì, okay. Ciao, a presto. Ciao. Oh, cioè, già erano 14 per di più quanto tirava sul prezzo quella. Meglio che sia svenuta così, siamo a posto, no? Beh, ragazzi, andiamo a prenderci il camion con tutti i posti per far montare insomma le macchine e poi vediamo di vendere questi 14, chissà, magari qualcosa ci riesco a rifarmene. Ok, rieccomi di nuovo qua, vediamo se c'è ancora Yeye con l'asta e i veicoli che mi aspettano, perché finalmente siamo arrivati a destinazione con il mio rimorchio. E quindi vediamo un po' se è ancora qua, ma credo di sì. I veicoli intanto sono ancora qua. Yeye? Non c'è nessuno? Immaginavo. Ah, è lì Ayeye, con una McLaren. Ayeye, scusami, ma... ti sembra il posto in cui venire con una McLaren? Potevi portare l'Urus, no? Ma scusa, ma fatti un po' i fatti tuoi, no? Ah, c'hai ragione. Mi devi dare 34 dollari. Ah, sì, aspetta che te li... Apple Pay? E la commissione del caffè di 10. Sì, 34 dollari. E 10 di caffè, sono 47. Ma che stai... Ma, cioè, stai... Tieni qua, ecco, manda Yeye 34 dollari. Ok, fatto. Ti ho mandato 40 dollari, così pure il caffè c'hai, va bene? Meno male. Beh, mo che ci farai con queste macchine? Cercherò di rivenderle, vediamo, magari qualche sfascia carrozza, vediamo il metallo quanto, non lo so, magari, che ne so. Ed ecco qua, caricate tutte sul camion, adesso vediamo se riusciamo a trovare il modo di vendere le auto, perché... Ci proviamo lo stesso, ragazzi. Ok, mi è venuta un'idea. Stavo pensando mentre cercavo di sistemare e caricare le macchine sopra. E ho pensato, scusatemi ragazzi, ma a chi possono essere utili delle macchine del genere? Delle belle macchine, ma purtroppo distrutte. Ovviamente a Hollywood. E noi siamo qua vicino ad Hollywood. E a Hollywood cosa fanno? I film. E quindi naturalmente, secondo me dovrei solo trovare il regista giusto, che magari ha bisogno di 3 macchine come quelle, per qualche comparsa, che dite? Proviamoci, non guasta. Allora, dovrebbe essere poco più avanti, esattamente lì dove vedete quel pianeta sull'edificio. In teoria, la zona dove fanno i film e quindi dove proverò a vendere questi 14, no? Queste auto distrutte. Vediamo se per caso mi fanno entrare. Devo solamente riuscire a farmi aprire su questo lato. Vediamo se qualcuno ha voglia di farlo. Signore, mi vuole aprire? Eccoci qui. Ok, benissimo, quindi... vediamo se riusciamo a trovare per caso un regista. Qua intanto c'è qualcuno che sta facendo da comparsa. Quindi vediamo se c'è qualcuno di interessato. Non lo so, provo qua sopra. Vediamo se c'è qualcuno. Oddio, ma questa sembra una specie di città in Italia. Che roba strana. Oddio, forse più in Spagna. Non ne ho la più palli. Credo che sia lui. Ehi, signore! Come va? Mi chiamo Roberto Orone e volevo solamente dirle che ho 3 veicoli che possono essere perfetti per una comparsa in un suo film. Li ho esattamente laggiù, in un camion, vorrei che lei li vedesse. Sono 3 veicoli incendiati, ma molto belli, una Nissan 180SX mi pare, una Camaro e una specie di furgoncino però da drag. Vuole vederli per caso? Aspetta che glieli porto. Vediamo se quel tizio, ragazzi, è veramente interessato ai veicoli. Non mi ha detto niente, non ha detto né A, né B, né C, però proviamoci. Oddio, qua la stradina è un po' strettina. Oddio, eccoci qua. Eccoli, sono questi. Che ne pensa? Sì, non sono malissimo, no? Sì, forse... stiamo cercando qualcosa, ma non proprio così. E che... ti posso dare, vediamo. 450 euro per tutti. Beh, che dici? Sì, 450 euro per tutti, assolutamente sì. Anche perché, non lo diciamo, ma ho pagato 40 dollari per quelli, quindi praticamente è 10 volte tanto. Sì, direi assolutamente di sì. Sì, glieli lascio direttamente qua col camion, glieli faccio tirar giù, no? Che dice? Sì, perfetto, affare fatto. Affare fatto, giusto? Sono mie. Sì, sono tue, tranquillo. Sono tue. Ottimo, ero disposto a pagarle anche 1000 euro l'una queste comparse. Cosa? Ottimo, adesso vado a continuare il film. A presto. Dai. Ok, beh, avrebbe potuto darmi 1000 euro l'una.
e invece mi ha dato 450 per tutte, però le ho pagate 40, quindi dai, va bene, grazie, arrivederci, arrivederci. Adesso li devo tirare fuori da qua, ma non dovrebbe essere un problema. Beh, dai, con la vendita di quest'auto ci siamo fatti un piccolo gruzzoletto. Vi invito, ragazzi, a guardare questo video sulla i qua sopra, perché secondo me è interessante anche quello. Guardatelo alla fine di questo, però ci sta. Oh, mi sta chiamando Aieie di nuovo. Pronto, Aieie? Sì, come va con quei 14? Ah, li ho venduti i 14, li ho venduti. Ah, li hai guadagnato sì. Un po'? Sì, ho guadagnato un pochino, ho avuto fortuna, ho pensato a un'idea un po' fuori dalle righe, dagli schemi, e è andata bene a quanto pare. Bene, bene, allora vieni qua che c'è la prossima asta. Ah, sì, mandami la posizione. Qualcosa di più succulento, oh. Qua buono, 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 okay, buono, okay, buono. Ok, ok, sì, ciao. Buono, buono, ciao, ciao, buono, ciao. Beh, va bene, allora sganciamo tutto e andiamo da Yeye. Ok, ma qua si trova? Qui dei taxi, power supply, best supply, non ne ho idea, ma non ci entro nemmeno con il camion qui. Oddio, devo fare una manovra terribile, ed eccoci qua. Ok, non è che ci sia proprio tantissima roba, mi pare. C'è sicuramente un taxi. Sono ancora in tempo? Ehi, sono ancora in tempo per l'asta. Oddio, che corsa, sono ancora in tempo per l'asta, Yeye. Sì, mamma mia, sì, ti ho sentito arrivare fino a... Guarda che macello che hai fatto con quella veicolo là per arrivare. Ma come? Che ho fatto? Fa un po' di rumore, ma non è che... Mamma mia. Ma portalo a riparare. Dai, andiamo avanti con l'asta. Allora, signori, allora, non avete capito chi è arrivato adesso in competizione qui. Allora, signori, qua abbiamo questi veicoli qui. Questo taxi... Sembra un po' modificato, ha un roof scoop addirittura. Non ha il paraurti di che c'è sopra? Niente, niente. Non diciamo le carte agli altri. Poi perché... abbiamo questo. Ma che caspita è sto fagiolo, scusa. Questo è un carrello della spesa. Non è vero, sono non molto è... stretti. Oh mio Dio, ma come si apre? Non ci credo. Oh mio Dio, deve essere. Si sta molto stretti. Deve essere mio per bene. Forza, deve essere la collezione. Aieie, mi vuoi mettere sotto con quella robina di topolino lì? No, dopo che te li paga danni. È veramente, appunto. Boh, allora, iniziamo l'asta. L'asta qui inizia da $100. $100, ok. $100 per me, per Roberto. Sì, ma per quale veicolo stai puntando? Ah, giusto, giusto, giusto. Tutti e due come prima. Tutti e due? Tutti e due. No. 100 per tutti e due. Poi iniziamo. Poi iniziamo dal taxi prima. Sì, sì, ok. Quindi iniziamo da $100. $100 per il taxi. $100 per il taxi. $100 per il signor Roberto. Sì, $100 per me. $100 per il signor Roberto pelato. Sì. Due. Sì. Tu col caffè, $107. $107. $110. Maglia gialla spara alto. $150. $150. $160. $160 uno. $160 due. $160 e 3, bravo Roberto, l'hai vinta. E vai! Complimenti! Grazie! Complimenti, bravo, grazie. Bravo. Non sei interessato alla droga? Sì, sì, anche di più. Bene, allora signori, spostatevi tutti di qua per favore. Tu col caffè, $200. $300, Roberto. $300 per Roberto, $300 sì. Dollari per Roberto. Sì. Per il senza tetto, $400. Complimenti, ti stai comprando una nuova casa. $500. $500 per Roberto. Maglia gialla spara $1500. $1500 miseria, uno. Miseria, $1500 due. Roberto, caffè, signore col caffè, $5000. Complimenti. $5000 uno. No. $5000 due. E tre, battuto, signore col caffè, come dire, godersi la nuova macchinina. Sarebbe stato bello, ragazzi, mi sarebbe piaciuta perché sembra una edizione molto speciale, non so quanto valga su internet, ma $5000 è un pochino. Ehi, ma se non c'è i soldi. Senti chi parla. Complimenti. Vabbè, dai, allora me ne prendo il taxi. Bello sto taxi, ragazzi. Incredibile, guardate. Ah, questo mi hanno venduto così. Cioè, mi hanno comprato così. Il roof scoop significa che... Non ti dimenticare di mandarmi i soldi. Sì, ti mando i soldi, sì. Ecco, mandati i soldi, fatto. Allora, vediamo un po' questa macchinina qui. Buon divertimento. Grazie. Da oggi non chiamerò mai più un taxi. Oh, piano. Sì, tranquillo, sto provando, no? Wow, oh mio Dio. Porca miseria. Ma quanto accelera. Wow, porca miseria.
Oh. Ammazza che taxista che sei. Come accelera? Ma perché è così veloce? Perché è così veloce? Frena! Oh mio Dio. Beh ragazzi, ho pensato, che cosa potrei fare se non andare a fare il tassista veramente per cercare di guadagnare qualcosina in più? Che dite? E quindi eccomi qui al Taxi and Company o Downtown Cab o come caspita si chiama, adesso non ho mica capito che è esattamente da dove viene poi per di più questa macchina. Quindi vediamo un secondo. Ok, dovrei aver fatto il contratto, vediamo un secondo. Ok ragazzi, abbiamo una posizione da raggiungere. Come vedete qui c'è una persona che aspetta un taxi e quindi... oh mio Dio, quindi credo che li faremo arrivare nel più breve tempo possibile e non sto neanche scherzando. Beh ragazzi, è stata una giornata molto produttiva. Ho guadagnato ben $5,000 oggi solamente facendo il tassista per tutte le mance che mi hanno dato, per il tempo che ho fatto risparmiare alla gente. Però ovviamente non è un lavoro che posso fare tutta la vita. I tassisti sono arrabbiatissimi con me perché adesso vogliono tutti venire con me e quindi... essendo che sia un lavoro pericoloso che insomma tutto quello che vi ho spiegato, direi che secondo me è arrivato il momento di vendere il taxi ai tassisti e togliermi questa cosa di mezzo. Qualche cosina l'ho colpita, tipo un paletto della lì in mezzo, quindi qualcosa togliamo dal prezzo, però fa guadagnare talmente tanti soldi questo taxi che secondo me vale la pena comprarlo. Bene, eccomi qua. Allora, questo è il taxi, sì, appunto, che volevo vendere. Io lo vendo a 15.000 euro. No, 15.000 euro no. Ah. Posso offrirtene 10.000. 10.000? Va bene, affare fatto, 10.000. Ah, guardate che bella Los Santos a quest'ora. Questi grattacieli, il cielo è davvero incantevole. E soprattutto quando hai guadagnato 15.000 euro in un giorno, direi che è ancora più incantevole. Questa città offre davvero un sacco di opportunità. Ecco, a proposito delle opportunità... Pronto? Pronto! Oggi ti sei preso proprio bene, con le aste. No, non so se mi hai chiamato per quello, ma immagino di sì. Sento felice, Ma sì, è andata molto bene col taxi che ho comprato. È andata molto molto bene. Bene, bene, allora vieni qua che ci sta un'altra bella alta per te. Vieni, ok, vieni. arrivo. Mandami la posizione. Questi sono molto speciali. Ok, ciao. arrivo. Ciao. Ok, vediamo esattamente dove caspita siamo qui. Ah, credo di vedere qualcosa di interessante. Penso sia questa l'asta. Parcheggiamo giusto qua magari. Sì, quello è decisamente Aieie. Aieie, che cosa abbiamo qua di bello? Già. Ma cos'è quel catorgio blu che ti porti appresso? È una macchina così, che mi porta appresso. Ma che cos'è questa? Una Ami? Perché è tutta nera? Che ne so, il vecchio proprietario l'ha fatta così. Ah. Allora, impartiamo da questa safari. Sì. Signori, allora, l'asta di partenza qui è di $1,000. $1,000 per questa Pontiac Safari. 2.000 per la signora col binocolo. Complimenti. Che miseria, signora. 3.000 il ginocchiere c'hai, sciarpa. Punta su una roba del allora, genere. Vaggia. Ma là ci sta la signora. Oh, però... 3.001. 3.002. 3.000 e... 4.000 per la signora col binocolo. E 1. E 2... E 3 per la signora col binocolo. 4.000 per questa Safari. È bellissima. Beh, se la tenga. Intrepid di marca e Dodge di 9. Abbiamo questa macchinina spettacolare. Come vedete, bocca bianca. Interni grigi. Anni 90. Ah, vabbè. La sdenizza da $1,000. Tu con la torcia 2.000. 2.001. E 5.003 per il signor ingavolato. Bene. Pensiamo dopo a questa macchina che non si capisce qual è il davanti e qual è il dietro. Perché ha le ruote con cincelofanate? E sarà che è chilometro zero, e che ne so io. No, vabbè, ok. Questa macchina qui è speciale, particolare. Come potete vedere le porte si aprono al contrario. Ah. $1,000 per questa Ami Ami. $1,000 Roberto, sì. 1.500 la signora, 1.501, 1.502, 1.600 per Roberto, sì. 1.601, 3.000 per la signora, 3.001, 3.001 non si può, 3.100 al massimo. 3.100 intendevo. $3.100 per Roberto, 3. Sì! Aggiudicata Roberto per $3.100. Perfetto, grazie. Mi dispiace, doveva portarsi più soldi. Vediamo sta macchina ragazzi, è strana però. È molto strana.
È un po' strana, non lo so, è... Ma, mi sembra trattata molto male, altro che chilometro... Zero. Ti posso giurare che non sono stato io. Era già così quando l'hai comprata. Aieie! Ti posso giurare che non sono stato io. Buco! Non sono stato io, era così quando l'hai comprata. Non lo posso giurare. Ok, vado a ripararla. Ragazzi, io sono venuto allo Santos Custom per ripararla, perché come vedete ho fatto una strisciata di benzina quando l'ho portata. No, non è benzina perché poi è elettrica, non so che cosa, che liquido sia, sinceramente. Spero non liquido delle batterie. Però mi sa che l'ho un pochino potenziata, eh. E dato che non ci avrei guadagnato praticamente nulla con un catorcio del genere, l'unica cosa che posso fare è farci le gare, che dite? Ebbene, caspita, caspita! Qui c'è un vero e proprio evento di drag, ragazzi. Guardate che situazione. Oh mio Dio, ci sono delle macchine davvero incredibili contro cui gareggiare. Però io credo che con la mia ci posso fare qualcosa di molto bello, perché secondo me passa assolutamente inosservata. E quindi perché non metterci alla prova e vedere effettivamente se riusciamo a competere contro qualche macchina più interessante, eh? Wow, qualcuno vuole gareggiare qua, ragazzi, a quanto pare. Mettiamoci sulla linea di partenza, gli altri sono già partiti nel frattempo. Mi sa che tocca un po' a noi. Una Dodge Challenger contro una Citroen Ami. Siamo pronti, appena questa abbassa le braccia, direi che possiamo partire. Quindi, 3, 2, 1, via! Wow, mio Dio, la macchina! Ma quanto accelera l'Ami! Oh mio Dio! Dio, l'abbiamo potenziata un po' troppo. Ferma, frena, 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 frena. Oh no, 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 no. Ah. Oh. Beh, quello non è che fosse messo molto meglio. Guardate dove è finito. Ok, meno male che non sono scoppiati gli airbag. Ma non so, per pochissimo. Ok, ragazzi, proviamo a fare un'altra gara ancora, perché ormai ci ho preso gusto. E sinceramente, secondo me, se riuscissi a vendere questa macchina a qualcuno di questa competizione, vedendo quanto potente è, secondo me qualcuno lo posso trovare di interessato. Oh mio Dio, sono contro una GTR un bel po' potenziata. Penso che abbia assolutamente più di 1500 cavalli quella GTR lì. Vediamo se ce la facciamo, anche se non so con la batteria come sono. In ogni caso, possiamo partire tra 3, 2, 1, via! Oh mio Dio, sono partito prima, ma poi... Oh no, oh caspita! No, 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 sto perdendo contro la GTR! Dai! Wow! Oh Dio, devo frenare, è vero? Oh, oh Dio! No! Flami! No! Oh mio Dio! Bella gara! No! Oh, che fai? No, 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 solo perché elettrica, maledettissimo! Ho perso anche una gomma, cosa vuoi di più? No! No! Che cavolo! Proprio spirito di competizione, eh? Mi sa che dobbiamo dargli una reparatina prima di venderla. Caspita, ragazzi, mi ha appena contattato un tizio che dovrebbe essere, mi sa, questo, che è interessato alla macchina, a quanto pare. Quindi vediamo se effettivamente è davvero interessato, come dice. Ehi, amico, ciao! Come va? Tutto bene, tu. Senti, quell'auto è una bomba. Sì, ho visto. Lascia stare quelli che dicono che tanto è elettrica. Li hai battuti tutti comunque. Ah, vabbè. Si ricrederanno. Sì, sì, ma infatti, ma chi se ne importa. Quindi, senti, io se la vuoi comprare questa macchina, offro, la vendo a 30.000 euro. Mamma mia, adoro la Ami. È una delle macchine più strane, ma allo stesso tempo simpatiche che esistano. Secondo voi è stata una buona tattica modificarla e usarla in questo modo? Scrivetemi qua sotto gara, la parola gara, e cercherò di lasciarvi un bel cuoricino al vostro commento. Beh, ragazzi, mi trovo qui sulla spiaggia con una bellissima macchina con il tettuccio aperto, perché ovviamente ha un'altra asta. E quindi sembra un po' scarrucciata sta macchina, ma secondo me è molto bella, è una specie di ape, una roba strana. Ma in ogni caso, fatemi dare un'occhiata a dov'è la posizione che mi ha messo a Yeye per l'asta. E decisamente è qua sulla spiaggia. Scusatemi. Oh, non avevo neanche sentito il clacson. Bellissimo. Eccoli qua. Comunque l'asta, ragazzi, è esattamente questa. Quindi aieie, aieie mio caro. Eccoci qua. Caspita, allora, no, questa è bellissima. Questa vai fare a me le presentazioni, mio Robby. Ma se non sai niente, non sai neanche cosa sono i modelli. Allora, questa si chiama A Toyota. Ecco. Se leggi da destra a sinistra il nome Toyota, ah, è vero, è Toyota. È vero. Vabbè, Ato comunque, bando le ciance, è un Land Cruiser pick up modificatissimo.
Ci sono delle Toyo da fuoristrada. Non male. Questo è un 8 valvole. Sì. Poi qua abbiamo una macchina puramente elettrica. È la Cyberster. Oddio. Della Morgan Freeman. Non è la è la MG. Vende macchine anche da noi, allo Santos. General Motors. No, quello non è GM, è MG, è cinese. Vedi che c'è anche la scritta in cinese? E c'è scritto sì, quella è cinese. Bene, che anche tu ti diverti anche tu. Vabbè, comunque, a parte gli scherzi. Una... Caspita, non l'avevo mai vista questa, non sembra neanche malissima. Totalmente elettrica. Oddio, io ti strani schermi. Una macchina che non mi può fallire. E poi, oh, una bellissima, vedi con i fanali giapponesi messi lì, proprio una GTR vecchiottina, bellissima, Skyline, wow, sembra una Mustang di quelle, cioè proprio... Vabbè, guida ancora al contrario, proprio giapponese, cioè proprio importata dal Giappone. Sì. Ma neanche a far così, però. Allora, iniziamo da questa Land Cruiser. Sì. Allora, questa Ato Yacht. Sì, Ato Yacht. Iniziamo da $10,000. $10,000 per il signore con la maglia viola, che non è Roberto. 11. $11,000 per Roberto. 27 per il signore. 27,1. 28. 28,1. 37 per il signore. Bravo. 37,5. 37,2. 37,5. 37,3. No, è venduta. Ah. Mi dispiace. Ma l'ho detto 4 volte. Vabbè, ok. Iniziamo da 10,000. 15,000 per la signora con i due occhi bellissimi. 15,001. 16,000 per Roberto. 16,000 per Roberto. 25 per quello che fuma. Bravo. 25,1. 26. 26,1. 26,2. 37,000 per la signora. 37,001. 37,002. 37,003. Ma complimenti signora. Ok. Bene, poi passiamo a questa Kilin. Questa è Shingilin. Sì. Parte da $10,000. 10,000 dollari. 10,000 dollari per Roberto. 25 per la signora. 26. 25. 26 per Roberto. E 1. E 2. Ha vinto Roberto. Sì. Vai, bellissima. E vai la Skyline. Grazie. Roberto. Ti mando i soldi. Ma Roberto da destra, quindi. Eh sì, qua e le macchine giapponesi in Giappone guidano a destra, quindi è la macchina importata guida a destra. E guidano anche col cofano aperto? No, quello me lo potresti chiudere, per favore. Mio Dio, ragazzi. E cosa caspita mi sono aggiudicato? Oh! È bellissima! Adesso c'è solamente un problema. Riuscire a venderla in poco tempo. Tipo impossibile. Però porca miseria, sei divertente. Bellissima sta macchina. Piano. Mio Dio, è pazzesca, ragazzi. Però non so se vi state rendendo conto dove sto andando esattamente. Ebbene sì, sto andando da Simeon, che sapete che è un po' un truffatore, quindi è l'ultima chance, Simeon. Però sinceramente effettivamente non saprei dove venderla, e quindi proviamo da lui. È l'unica cosa che posso provare a fare. Permesso? C'è nessuno? Simeon, ci sei? Simeon, eccoti! Senti, ho una bellissima Skyline originale, importata dal Giappone con la guida a destra, nuova di zecca, immacolata, del 73, parcheggiata letteralmente qua fuori. Vuoi comprarla? No, non mi interessa, Roberto. Ma porca miseria, aspetta, ma sei sicuro? Dai, è bellissima, guardala! Beh, non mi interessa tantissimo. Dai, Simeon, lo so che ti interessa, basta che la guardi. Eccola qua, oh mio Dio, ma... Che cosa è successo? No... Non ci credo veramente, qualcuno l'ha... Ha fatto la pupù, un piccione sulla macchina. Era nuova di zecca, Simeon. Vabbè, senti, sali lo stesso, dai. Vai, Simeon, salta su. Benissimo. Allora, peccato che è tutto sporco, ma non ti preoccupare. Dobbiamo arrivare al porto, hai detto. Ok, se non ho capito male. Ok, partito, partito il tempo, partito. Ok, di qua, vai. Mio Dio, tutto in drift. Ok, qua a destra ho le quattro frecce, faccio i lampeggianti a tutti. Sto in guida dinamica. Ci sono quasi. 1:40, ma ci sono quasi. Oh, qui del porto. Eccoci al porto. Oh, cavolo. Ok. Devo superare. Dai, chi ci sono? Ce la faccio. Là. I soldi sono miei. La macchina è venduta. Ancora non ho finito, però penso proprio di riuscirci. Devo solo fare una curva tranquilla. Più o meno tranquilla. Oh, mio Dio, che ti do. Perdo trazione. Ok, ci sono. Un minuto. Ce l'ho fatta con 1 minuto di anticipo. Eccoci. Siamo arrivati, Simeon. Accordi sono accordi. Accordi sono accordi. Oh! Accordi sono accordi.
Che dici, vecchio mio? Bella, eh? Bellissima. Ah, lo so. Lo so che ci stai pensando. Caspita, Roberto. È fantastica. Lo so. Ti offro 180.000 euro. Sì. Affare fatto, Simeon. Affare fatto. Ragazzi, Aiei mi ha invitato ovviamente ad una nuova asta. Questa volta, immaginate un po', da 100.000 dollari. Quindi finalmente inizia a diventare interessante, perché 100.000 dollari è lo sweet spot per le macchine. Ah, a quanto pare, ragazzi, si trova proprio dentro il golf club. Quindi deve essere qualcosa di molto esclusivo. Le hanno caricate addirittura sul green proprio. Vediamo un po'. Ah, eccolo lì. Non l'avevo visto. Ecco, ah, c'è giusto il parcheggio qua, in effetti. Ma ti sembra il caso di rovinare tutto il terreno? Rovinare il terreno? Ah, Ma guarda dove sei passato. E dove si passava, scusa? Non riuscivo a trovarti. Ma c'è la strada dall'altra parte. Ah, ops. Oh. Ma che figura di che sei tu, ma senti, sei tu che mi istighi alla violenza, ok? Allora, iniziamo da questa macchina. Una IKP. Una IKP, no, è una IFI. Comodissimo sensore NFC. NFC. Qui davanti alla bordiera, per entrare e poter pagare a McDonald's. Questa qui ha pure quattro ruote motrici che sterzano. Quindi l'asta inizia da 100.000 dollari. Sì, cioè 100.000 dollari. 100.000 è il prezzo da cui la vendono partecipa. Nuova. Ma che asta è? Signora? Non lo so, ragazzi. L'altra macchina è una bella Ferrari, bellissima, 512. Forse dorme. 100.000 dollari per il signore qui. 100.000 dollari uno. 101. 101 per Roberto. 120 per il signore. Sì. 121. Ce la può tenere. 122. 123. La bordi pure è scarica, quindi deve portare un gruppo elettrogeno. Addirittura. La ricarica. Ok, vabbè. Possiamo dopo... A questa Ferrarone. Partiamo da 100.000 dollari per questa Ferrarone. 100 offro io. 100.000 per Roberto. 120 per la signora. 130 al telefono. 130 per Roberto. 155. 156. Roberto, sempre all'ultimo. 6 e 1. 6 e 2. 6 e 3. Complimenti. Oh. Complimenti, Roberto. Grazie, tutta grazie, tua. Grazie. Oh mio Dio. Sì. Beh. Io lo dico. Che cosa? Visto e piaciuto. Cioè, in che senso? Che significa? E che la macchina l'hai comprata come visto e piaciuto. Non ti puoi lamentare, eh? Oddio, perché che ha la macchina? No, non lo so, ma ho sentito che c'ha qualcosina al motore. Le macchine che vendi dovrebbero essere perfette, no? Anche a sto prezzo, no, poi... No, non è detto, sono aste. Se tu andavi sul sito, sul mio sito, ci sono tutte le informazioni. Ci sei andato? E allora non ti lamentare. Io lo sapevo che tu non c'eri andato. Io lo sapevo. E ma l'ultimo si deve lamentare con me. Cercherò di vendere lo stesso. Dai, ci proviamo. Allora, proviamo a salire a bordo della macchina. Ok, che qua non è troppo male. Solo che... ma perché va così? Oh mio Dio. Ma porca miseria. Ok. Quindi questa è la macchina. Devo trovare un buon meccanico, ragazzi. Chissà quanto devo spendere adesso. Niente, ragazzi, sono appena uscito dal meccanico e non riesco a risolvere il problema, e neanche loro riescono. Il che significa che... Porca miseria, inguidabile. Ok, fermiamoci qua un secondo. Metto un'asta online, essendo la bellezza, però non faccio come a Yeye, voglio essere onesto. Prima della vendita, insomma, voglio dire al cliente che appunto la macchina ha qualche problema, quindi creiamo l'annuncio, anzi prima dobbiamo fare le foto. Sì, ha fatto, ok, quindi questo è il video. Perfetto, benissimo, quindi adesso carichiamo anche il video, ragazzi, e vediamo se troviamo qualcuno interessato a comprarla, speriamo. E qualcuno interessato a comprarla, ragazzi, l'ho trovato, ed eccolo qua che adesso... Arriva, salve! Eccola qua! È davvero una bellezza incredibile. Penso sia una delle auto più belle mai fatte nella storia. E quindi, sì, ha visto il prezzo, ha visto quanto la voglio vendere, le ho parlato dei problemi. Sì, sono consapevole. Ok. Ma sono un appassionato e l'auto mi interessa. Sì. Gliela prendo per un po' meno di quello che chiede. Ok. Ma spero possa capire.
280.000 euro. Sì, un po' meno di quello che avevo chiesto, anche perché volevo fare l'asta di Aiei da 1 milione di euro, però va bene, affare fatto, gliela vendo. Se ne prenda cura, diciamo, se ne prenda cura lei, per favore, perché è davvero uno splendore. Grazie. Oddio, ditemi che sono ancora in tempo, ditemi che sono ancora in tempo. Ok, eccoci, eccoci. Aiei, sono ancora in tempo? Sono ancora in tempo? Oh, sembra di ciao, sì. Ciao, Roberto. Ciao, ciao, ciao. Ulala, Bugatti Chiron, che caspita di edizione strana è. Oddio, addirittura allora, una Formula 1. Una GTR dorata. Sì, quella è un oro 24 carato. Oh mio Dio, ha sentito, signorina? Ha sentito? Loro lo sanno. Ah, lo sanno già, sono arrivato tardi. Sanno. Loro okay. Sono gente di un certo tipo. Bene, signori. Sì. Possiamo iniziare con l'asta a partire da $1 milione. No, non ci posso credere. Ma nel frattempo, ragazzi, lasciate un bel like sotto questo video ed iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Guardate uno di questi due video qua, o questo video qui, o questo video qui. Cliccate su quello che vi ispira di più. Alla fine sono bellissimi tutti e due. No, ma comunque ringrazio gli abbonati per essere ovviamente abbonati al canale, per supportarmi ogni giorno. Detto ciò, grazie mille, ragazzi. Arrivederci.